Ciao ragazzi, benvenuti all'Autoplay di oggi, che è tratto da un mio metodo Advanced Slap Bass Groove. Se volete le informazioni le trovate qui sotto in descrizione. Oggi vi faccio vedere come suonare delle quintine in slap con la tecnica cosiddetta del doppio slap. Allora, partiamo con nota a vuoto con il pollice di Mi. Emmeron sul La, il movimento di 5 è costituito da Mi in pollice, Emmeron sul La e poi tre note morte. Morta col pollice, morta con l'indice e con il medio. Vengono fatte sulla corda col pollice, sulla corda di Mi, sulla corda di La con il dito indice e sulla corda di Re con il dito medio. Quindi tre note morte con tre suoni differenti fatti appunto. Thumb, slap, pluck 1 e pluck 2. 1, 2, 3. Ok? Partiamo quindi. Mi, la, 1, 2, 3. Mi, la, 1, 2, 3. Mi, la, 1, 2, 3. Mi, la. Poi andremo a spostare questo su un giro armonico. Io adesso l'ho fatto con la base in la, fa, mi, re. Riparto. Chiaramente quando vado a prendere il Fa, la nota che suona a vuoto da Mi passerà a La, perché poi viene fatto in Emmer il Fa. Quindi ad esempio sul Fa verrà fatto La col pollice, Fa in Emmer, morta, 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 La, Mi, morta, 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 La, Re, morta, morta, morta. Facciamo un po' più lento. Benissimo, poi pian pianino accelerate e vedrete che meccanizzando il movimento vi verrà sempre più naturale. Grazie a tutti e vi invito a mettere un mi piace, a condividere e ci vediamo in un prossimo video. A presto, ciao Carlo. Thank you.